siamo qui alla presentazione della prima, diciamo, del primo incontro per assaggiare gli insetti, gli unici insetti autorizzati qui in Italia come insetti commestibili sono i grilli. Li stiamo vedendo preparati in varie tartine e adesso intervisterò qualcuno che li ha assaggiati. Io purtroppo sono allergica agli acari e sembra che chi è allergico agli acari o ai frutti di mare non possa mangiare gli insetti. Da una parte sono anche contenta. Diciamo, utilizzeremo l'insetto intero nella preparazione, proprio per farlo vedere. Sì. Poi si prestano, soprattutto questi secchi, a una lunga serie di utilizzi. Sì. Scusami. Sì. Ma tipo per utilizzati per fare un primo, un secondo? Sì. In che cosa verranno utilizzati? In che menù? Come condimento? Allora, come... in polvere possono essere utilizzati per un impasto di pasta fresca piuttosto che un lievitato. Quindi se uno non li vuole vedere interi, li può sbriciolare, esatto. Molto a me piace. Non c'è male. Allora, ecco un po' di grilli che sono qui, sono buoni, dicono tutti che sono buoni. Il grillo sulla tartina, eccolo, ah, com'è? Buonissimo. Buonissimo, fantastico. Secondo me al naturale è meglio di tutto. Sì, al naturale è meglio? Senti meglio gusto. Ma è croccante. Croccante. Molto, sempre una patatina che dà, che parla poi alla fine. Ah. Ha un gusto un po' più finale. Buonissimi. Fantastico. Anzi, consiglio a tutti. Sì. Buono. Che cos'è? Una crocchetta? Che cos'è? Questo è un crostino con sopra quello che sembra un grillo. Qualcosa di quel che non comprendo della ricotta, delle bacche della ricotta. Sì, sono grilli. Hanno detto che sono. Se volete vi dico com'è. Com'è? È croccante? Si sente più il pane, la ricotta. Sì. Del resto? Si sente l'esoscheletro e basta, fondamentalmente.